sono cariche. È bello che siete cariche. Riccardo, sono molto cariche i nostri ragazzi oggi. Siete carichi, sì o no? Non sento! Sì. Diciamo? Valeria? Valeria Playmaker, immagino. Maria Pia, Riccardo, Simone! Vogliono sapere se sei carico. Ciao Simone! Ma oggi cosa facciamo? Vinciamo o perdiamo? Vinciamo? Sì! E cosa siamo noi? Una squadra! Cosa siamo noi? Cosa siamo noi? Una squadra! C'è l'applauso del Pallacolor, ovviamente completamente soldato questa domenica mattina. Per la squadra verde Simone Tomaselli, Bruno Macri, Maria Pia Zanello. La squadra bianca Valeria Mermolia, Giovanni Cambareri, Riccardo Calone e Mattia Loverso. C'è Yusuf, ovviamente, Yusuf Cortese. Siamo prontissimi. A Reggio Calabria siamo al Pallacolor, è la sfida di apertura di questa domenica mattina a marchio CSI, ricordo di Dodò Gabriele. C'è il primo tiro a canestro e subito due punti per la squadra verde. Ci pensa Riccardo Calone, può attaccare Armando Russo. Ricordiamo che Armando Russo non tira a canestro dal 1987, ma quella è un'altra storia. L'arbitro fischia, saranno due tiri. Va al tiro Mattia Loverso, lo specialista. Mattia in lunetta, segna il primo Mattia. Ci vuoi spiegare quanto è bello questo sport? Sì, è un bellissimo sport, sono stato messo dentro delle altre associazioni, mia moglie poi c'è una grandissima volontà. Scaraventato dentro. Sì, veramente scaraventato, è un mondo che non conoscevo, veramente bellissimo. Complimenti veramente a tutte le associazioni che sono vicine a questo sport. Che dice Valentina a casa, è contenta? E mia moglie in primis, che io a volte dico: ma Valentina, che facciamo? No, si deve fare. Complimenti a mia moglie e a tutti voi. Complimenti a te, buon lavoro, perché ce n'è tanto, arriva il secondo canestro nel frattempo. 1-4, ringraziamo Ignazio che chiaramente riproveremo tra poco. Tira fin quando non segna Bruno. E ce la fa! Super canestro di Bruno! Sul ferro, ma c'è Valeria pronta a rimbalzo, extra possesso per i verdi. Ce la fa Valeria, è il sorpasso. 5-3 tra il tripudio e il Pallacolor. Super canestro di Valeria Mermolia, buon sangue non mette. Può ripartire Riccardo che è scatenato dall'altra parte. Cost to cost, prova ad andare a canestro, tira, non va. Pronto Giovanni. Tiri liberi per Giovanni Cambareri, prova il tiro e prima realizza. 5 pari. Si va a prendere il 5 sotto il tripudio della folla, ancora tiro libero per lui. C'è Giovanni pronto in lunetta, tiro libero fondamentale, ancora 5-6. Il Baskin sta veramente appassionando tutti i giovani sportivi. Oh, migliore le sue percentuali questa volta al terzo tentativo. Realizza Mattia del CSI Reggio Calabria, Paolo Cicciù. Io mi sto divertendo da impazzire, volevo un tuo commento. Buongiorno e buona domenica, qui ci stiamo veramente divertendo, anche perché gli attori in campo, i ragazzi, i protagonisti, ma i ragazzi anche tifosi protagonisti delle squadre che oggi parteciperanno a questo torneo, assoluti protagonisti insieme ai ragazzi in campo. Quindi ecco, una squadra composta dal pubblico e dagli atleti in campo, quindi una festa bellissima. Gianni, è uno sport che va valorizzato, ha regole ovviamente particolari e bellissime, con 4 canestri in campo, e devo dire che i primi segnali sono rassicuranti. Sì, è un'attività nuova, un'attività che con le associazioni di Gioia Tauro abbiamo provato e stiamo provando a rafforzare.
la cultura dello sport integrato deve essere valorizzata e soprattutto sostenuta anche attraverso un percorso di volontari che mettono in campo cuore, competenze e anche la voglia di far giocare tutti, nessuno escluso. Riparte Riccardo, realizza Riccardo contro sorpasso. Ovviamente c'è la targa per la situazione della VIP di Abbailo Gioia Tauro nei confronti del CSI. Baskin Gioia Tauro, e questo è il nome della squadra. Siamo prontissimi per la foto di rito.